A Cremona, al Centro Culturale Next a Palazzo Schinchinelli Martini, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna di teatro palcoscenico Cremona, che si svolgerà in città dal 12 al 14 aprile. Presenti l'assessore alla cultura del Comune di Cremona, Luca Burgazzi, e Paolo Ascagni, presidente nazionale dell'Unione Italiana Libero Teatro. Si tratta di una federazione di 800 compagnie teatrali amatoriali per 15.000 soci. Allora, Palcoscenico Cremona è una rassegna di teatro e cultura che è giunta alla sua seconda edizione. È organizzata dalla WILT, che è una federazione nazionale di compagnie amatoriali, circa 800, e coorganizzata dall'associazione Qua in Quinto Elemento di Cremona, che ha la propria sede nel Centro Culturale Next di Palazzo Schinchinelli Martini. La rassegna prevede laboratori di teatro, spettacoli e tavole rotonde in giro per la città. Rinnoviamo la collaborazione con Nuovo QM e la WILT, che anche quest'anno ha scelto la nostra città come luogo per fare il proprio raduno nazionale, e anche l'apertura ovviamente che facciamo con i musei sta proprio a significare la necessità di tenere insieme i diversi linguaggi, le diverse prospettive e diverse anche performance, e quindi siamo molto contenti davvero di ospitarli nel Museo Archeologico, che è come sempre un luogo davvero molto aperto e soprattutto capace anche di contenere questo tipo di attività e valorizzare al tempo stesso il patrimonio culturale.